Bloccano camion carichi di frutta provenienti dalla Spagna e ne distruggono il carico. Accade in Francia con i produttori locali che reagiscono così a quella che considerano concorrenza sleale da parte della Spagna, i cui prezzi sono più vantaggiosi di quelli francesi. Pere, arance, tutto diretto in Italia ufficialmente, ma non sappiamo se il carico invece si fermerà qui in Provenza. I produttori spagnoli hanno abbassato sensibilmente i prezzi come reazione alla crisi scatenata dalla diffusione del batterio Escherichia coli. Perché non vanno in Spagna per dare fuoco agli alberi da frutta? Oppure perché non rendono illegale il transito nel loro paese? Così non torneremo più. Bisogna comprendere la rabbia di questi produttori che non sanno cosa fare. Qui i costi aumentano e loro non sanno come ne usciranno, hanno famiglie da mantenere. È un intero settore produttivo che rischia di scomparire. I produttori francesi lamentano un crollo del 45% dei loro ricavi quest'anno, in seguito a un drastico calo dei prezzi di pesche, meloni, pere, prugne, pomodori, cetrioli e carciofi.